Sì, dentro la stanza, vero? Allora, oggi facciamo delle patate con delle melanzane, con carote, sedano, qui ci sono le melanzane, quindi aglio e cipolla, si fa soffriggere, poi mettiamo le carote, il sedano, le patate le sto facendo soffriggere a parte, quindi le facciamo friggere un po', facciamo cucinare un po', quando sono belle pronte le possiamo mescolare in quest'altra padella. Quindi adesso mettiamo il sedano e mettiamo anche le carote. Invece la melanzana la mettiamo più dopo, perché cucina subito. Quindi due cipolle, quattro spicchi d'aglio, tre carote, una melanzana e quattro patate. Questi sono gli ingredienti: olio, sale, pepe. E questo è tutto per quanto riguarda questo. Invece poi facciamo una frittata con delle con le bucce delle patate che abbiamo utilizzato. Li stiamo pulendo tutto, togliamo qualcosa di brutto e poi facciamo la frittata con le bucce di patate. Allora, le patate stanno cominciando a diventare abbrustolite, ne è caduta una, la mettiamo subito dentro e buonanotte a secchio. Ecco, le patate si stanno facendo, qui le cipolle, allora, cipolla, aglio, carote, sedano sono pronti, quindi adesso tra poco metteremo le patate qui dentro e poi aggiungeremo anche le melanzane. Intanto qui ci sono le bucce di patata belle pulite, abbiamo preso tre uova con un po' di formaggio, sale, pepe e lo mescoliamo un po', che poi ci serviranno per fare la frittata con le bucce di patate. Di solito quando facciamo le patate le bucce le buttiamo, però si possono mangiare come facevano anche i nostri nonni. Ecco, mio nonno per esempio mi ricordo che lo faceva, a parte che mi diceva che in guerra quando gli ufficiali facevano fare le patate, le bucce invece di buttarle le cucinavano anche solo con un po' d'acqua calda. Invece noi qua ci mettiamo le uova, formaggio e faremo una bella frittata. Adesso abbiamo mescolato tutto, le patate, facciamo cucinare ancora un po', quindi patate con melanzana, sedano, carote. Questo piatto non so come lo posso chiamare, io lo chiamerei patate e melanzane alla Tanino. Ecco, guardate che bel colore, che bel colore misto, eh? E intanto qui stiamo facendo soffriggere le nostre bucce di patata che abbiamo usato per fare quelle patate lì. Quindi le facciamo soffriggere un po' e poi ci mettiamo le tre uova che abbiamo emulsionato con un po' di formaggio, un po' di sale, un po' di pepe e faremo una bella frittata.
frittata con le bucce di patate. Io penso che queste sono già pronte, quindi tra poco spegneremo e potremo mangiarle. Allora, buon appetito a tutti e alla prossima con cucina nazionale e internazionale con video e ricette. Intanto, quando poi faremo la frittata, vi farò vedere. Ed ecco che la nostra frittata con le bucce di patate è terminata. L'abbiamo già girata, quindi la facciamo cucinare ancora un pochino e abbiamo finito. Qui invece ci sono le nostre patate con la melanzana, sedano e carote, che l'abbiamo chiamata patate e melanzana al latanino, ok? E questa invece è la frittata di bucce di patate, sempre al latanino, ok? Quindi abbiamo finito, buon appetito a tutti, cucina nazionale e internazionale con video e ricette, provatela questa frittata con le bucce di patate, che è veramente buona.